Buonasera a tutti, ben arrivati. Non fate stremie. Diamo inizio al nostro percorso formativo. Stasera comunque noi registriamo l'incontro, lo pubblichiamo poi sul sito. Delle volte prossime anche lo faremo anche in diretta via radio. Via radio vuol dire non solo radio frequenza, ma anche sul sito dell'oratorio. C'è una sezione che è radio, radio oratorio, quindi si può ascoltare anche in diretta. Qualcuno, se non potesse venire pure magari da lontano, la volta prossima lo faremo anche in diretta tramite l'audio. Però invece il video lo pubblichiamo nei prossimi giorni insieme anche al materiale che Monsignore ha preparato e che tutti penso abbiate. C'è una sedia all'ingresso con sul testo, con le due facciate, la panoramica sui sacramenti e la gerarchia dei sacramenti. Come accennato al gruppo di Leno almeno qualche tempo fa, saranno 5 incontri questo percorso. Le date sono indicate nell'agenda parrocchiale, ma anche trovate sul sito il programma con tutti gli appuntamenti, sia le date come anche i temi che verranno trattati e chi saranno i relatori. Se non trovaste o non aveste avuto il programma, ripeto, c'è sul sito, oppure i vostri parroci dovrebbero averlo ricevuto da una mia comunicazione. In ogni caso, sito oratorio.it, trovate nel materiale anche tutto il programma del percorso di formazione per i catechisti. E vi dico anche che nel terzo incontro, che è quello un po' più di carattere metodologico, proveremo ad affrontare alcuni aspetti gestionali del gruppo. Quindi vi dico, già adesso provate ad annotarvi nel corso di questi 2-3 mesi, perché il terzo incontro sarà a gennaio, se non sbaglio, alcune cose per le quali pensiate valga la pena soffermarci e confrontarci, perché poi lo farete con me in quell'occasione. Il prossimo incontro verrà Paolo Zini, farà un altro tipo di incontro, e gli ultimi due verranno fatti da Don Alessandro Gennari, che toccherà il tema delle parabole, quindi farà un'analisi di carattere biblico e poi anche degli esempi concreti. Mentre invece quello che riguarda l'aspetto metodologico e della conduzione del gruppo lo farete con me, e per quello che vi dico già da adesso provate a notarvi alcune cose per le quali pensiate valga la pena dedicare il tempo per confrontarci, che possono essere, non so, alcuni aspetti di carattere pedagogico, alcuni aspetti di carattere relazionale, di carattere didattico o semplicemente legati al materiale, all'utilizzo delle stanze, ai luoghi, tutte cose che possono essere funzionali alla dimensione della catechesi. Ok? Quindi ve lo annotate. Io comunque avrò già alcuni aspetti da mettere da tenere in considerazione, ma in ogni caso aspetterò anche le vostre sottolineature. Cominciamo con la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La catechesi è far riecheggiare l'annuncio del Vangelo, e da secoli questo sta accadendo, ci ha raggiunto ed è per quello che noi siamo qui e a nostra volta lo stiamo facendo riecheggiare nella nostra testimonianza, sia con gli adulti che con il gruppo dei ragazzi. Chiediamo allo Spirito che ci possa guidare, illuminare, confortare e aiutarci nel nostro percorso di testimoni della fede. Vieni Santo Spirito, illumina le nostre menti, rendici docili alla tua volontà, capaci di cogliere il vero bene per noi e per le persone che incontreremo. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e benedica il nostro impegno nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Lascio la parola a Monsignore. Certamente è importante l'inizio della nostra riflessione per quanto riguarda la panoramica sui sacramenti. È importante renderci conto di una specie di contrasto tra il fatto che noi preti, voi catechisti, insistete e insistiamo sulla importanza dei sacramenti
sulla necessità di continuare a proporre questi gesti significativi, anzi fondamentali per la nostra fede, e il fatto che però questi sacramenti nella mentalità della maggioranza dei cristiani godono di scarsa salute. E certamente ci siamo accorti tutti, non c'è bisogno di stare qui a insistere su questo. E tantissimi, la maggioranza dei nostri cristiani hanno abbandonato i sacramenti. Se li hanno abbandonati, vuol dire che per loro non sono poi così importanti. Hanno abbandonato la frequenza dell'Eucaristia, hanno abbandonato magari ancora di più il sacramento della riconciliazione e così pure, voglio dire, anche altri sacramenti che non sono ritenuti poi così determinanti, anche in chi continua a dire di essere credente, e ovviamente credente in Cristo. Ora, proprio questo contrasto è tra, potremmo dire, questa forma di crisi dei sacramenti da parte della stragrande maggioranza dei cristiani e il fatto che nonostante tutto voi e noi continuiamo a proporre i sacramenti, ha bisogno di una chiarificazione. E cioè, perché vale la pena? Perché vale la pena nonostante tutto, nonostante questa mentalità antisacramentale, vale la pena di proporre per i credenti, stiamo parlando dei credenti, non pensiamo, non pretendiamo agli altri, di proporre i sacramenti. Allora, una prima risposta potrebbe essere quella di chi dice, vale la pena di andare avanti a proporre i sacramenti perché ce lo chiede Gesù. Perché i sacramenti li ha inventati Gesù, o direttamente o indirettamente, e dal momento che noi obbediamo a Gesù, allora ecco continuiamo a obbedire a Lui anche da questo punto di vista. Certamente questa argomentazione ha una sua pertinenza, per il fatto che Gesù comunque dice ai Suoi discepoli, quindi dice oggi a noi cristiani, andate, battezzate, e questo vuol dire fare un sacramento. E Gesù che dice prendete, mangiate, questo è il mio corpo, fate questo in memoria di me, e quindi ci comanda di celebrare l'Eucaristia. E poi ci dice a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, che vuol dire a chi rimetterete i peccati io li rimetterò. Quindi voi dovete rimetterli perché anch'io possa rimettere questi peccati. Quindi il fatto di dire continuiamo a proporre i sacramenti perché ce lo chiede il Signore ha una sua pertinenza. Oggi però questa motivazione lanciata, detta così, non fa molta presa, per il fatto che uno ci potrebbe dire, vabbè sì, però questo è un argomento di autorità, sembra quasi come quei genitori che di fronte al figlio che dice, ma perché devo fare questo? Perché te lo dico io? Bisogna dire anche qualcosa d'altro. E difatti attenti bene che anche noi dobbiamo avere l'attenzione a fare un passo ulteriore, soprattutto nei confronti di chi è titubante. Non puoi dire i sacramenti sono importanti perché ce li chiede Gesù. Bisogna fare quell'altro passo che dice, ma perché ce li chiede Gesù? E cioè, perché Gesù ha inventato i sacramenti? Che cosa ci sta dietro questa scelta da parte di Gesù? La risposta che vi ho segnato al numero 3 dello schema ci dice
che Gesù ha inventato i sacramenti per noi uomini. È l'espressione latina famosa propter nos homines, cioè per noi uomini. Quindi vuol dire che dentro l'invenzione dei sacramenti da parte di Gesù c'è qualcosa di importante per noi che ci riguarda, che riguarda noi in quanto creature umane. E allora dobbiamo domandarci che cosa significa che Gesù ha inventato i sacramenti per noi uomini. Uno dice, beh, per la nostra salvezza. Va bene, bisognerebbe dare un contenuto però a questo termine, perché altrimenti è un po' una specie di passepartout, per cui uno dice, quando dice per la nostra salvezza, va bene. In realtà, anche dietro il concetto di salvezza, si nasconde la realizzazione dell'uomo, il compimento dell'uomo, cioè il fatto che l'uomo diventa autenticamente se stesso. E allora ci chiediamo che cosa significa più esattamente è che Gesù ha inventato i sacramenti per noi uomini. Per poter rispondere, partiamo da una constatazione. Io vedo un uomo o una donna che ad un certo punto si mette a piangere. Un uomo che piange. La mentalità scientifica o positivistica, manteniamo come sinonimi i due concetti, è che cosa dice su questo fenomeno? Dice, beh, la mentalità scientifica positivista è quella che ti dice devi attenerti a ciò che è verificabile, a ciò che è misurabile, a ciò che è analizzabile. Allora, io prendo quel liquido che scende dagli occhi di quell'uomo, di quella donna, faccio l'analisi chimica e ti dico dagli occhi di quella donna, di quell'uomo scende del liquido salino. Questa è la risposta della scienza che dice che cos'è la lacrima, che cos'è il pianto. Ora, dal punto di vista scientifico, è evidente che è giusto. Ma uno dice, ma quella risposta qui per noi è sufficiente. Cioè di fronte a uno che piange, io dico, guarda che ti sta scendendo del liquido salino. Oppure percepiamo che il pianto è qualcosa di più. E che il pianto rivela esattamente lo stato d'animo di quella persona. Che il pianto diventa in qualche maniera il segno di ciò che è lui in quel momento. E potremmo dire lui, il suo dramma, la sua situazione è lì in quelle lacrime. In quelle lacrime c'è tutto lui nel suo dramma. E questo allora ci dice però qualcosa dell'identità dell'essere umano. E cioè, l'essere umano, ecco che ha questa caratteristica. Attenti bene, non semplicemente di avere un corpo, ma di essere un corpo. Noi siamo sempre stati abituati, secondo un po' anche la mentalità aristotelica, che però era più attento a sfumare le cose, Aristotele, a distinguere l'anima e il corpo. In realtà, anima e corpo, soprattutto per la Bibbia, sono un tutt'uno. Cosa vuol dire che sono un tutt'uno? Vuol dire che nel corpo si manifesta la mia anima. E se io comincio a dire no, questo è corpo, tiriamo via il corpo, andiamo a cercare l'anima, mica troviamo l'anima. L'anima
è semplicemente quella dimensione invisibile spirituale dell'uomo, ma che si manifesta, che è presente nel corpo. Quindi tutto il corpo è animato. Non puoi dividere, così tagliare giù, qui c'è l'anima, qui c'è il corpo. Questo è importante, perché allora ci permette di capire che il corpo dell'uomo è la manifestazione della sua anima. Questo tanto bene che adesso l'ha capito anche la medicina, che incomincia a dire che ci sono le malattie psicosomatiche. Cioè, ad esempio, quando uno ha un dispiacere, e uno dice, beh, ma questo qua non è mica una malattia del corpo, questa è una malattia dell'anima. Eppure invece, questo incomincia a avere la gastrite. Allora vuol dire che anima e corpo sono molto più legati di quanto non pensiamo. Detto con una parola un po' difficile, ma che utilizzeremo questa sera, questo caso particolare delle lacrime che scendono dagli occhi di una persona umana, ecco che ci rivelano il fatto che l'uomo è un essere simbolico. Simbolico corporeo. Che vuol dire? Il corpo diventa, permettete che usi questa parola, il simbolo della sua anima. E cioè diventa il rimando all'anima. Ma il rimando all'anima che non è, si trova altrove, ma che si rivela lì, si manifesta lì. Non devo andare a cercarla chissà dove, no, è lì. In quelle lacrime che scendono agli occhi c'è l'anima di quell'uomo. E difatti il simbolo è l'opposto di che cosa? È l'opposto di diavolo. Allora, simbolo, attenti bene che lo capiamo se facciamo attenzione al latino, perché diavolo in latino si dice diabolos. Vedete che c'è la stessa cosa. Simbolos, diabolos. Voi sapete che diavolo cosa vuol dire? Il divisore. Colui che separa. Ecco, il simbolo è ciò che unisce. E allora vuol dire che quello che si manifesta in maniera visibile nel corpo, attraverso i fenomeni anche corporei, in realtà ci chiede di essere unito a quello che è invisibile, di unirlo a quello che è invisibile, non di separarlo. Come fa appunto il diavolo, che separa Dio dall'uomo, che separa invece, attenti bene, quelle che sono le rette intenzioni e poi dalle nostre azioni, per cui facciamo quello che magari non vorremmo. Questo è tipico del diavolo, che ci separa, ci fa diventare in qualche maniera, potremmo dire, schizofrenici da un punto di vista esistenziale. Ecco, questo per dire quindi è che l'uomo, dobbiamo riconoscere che essenzialmente è una realtà simbolica, dove il visibile non soltanto rimanda all'invisibile, ma lo rende presente, diventa il luogo in cui si manifesta, in cui si rende presente. Ora, questo dal punto di vista, permette la parola grossa, antropologico, cioè come analisi dell'uomo. Ora, la cosa più significativa è che quando Dio si avvicina all'uomo, quando Dio vuole incontrare l'uomo, quando Dio vuole aiutare l'uomo, rispetta questa identità simbolico-corporea dell'uomo. E cioè, in pratica, Dio sa
è che quando vuole accostare all'uomo non può semplicemente pensare di parlargli o di avvicinarsi in forma puramente spirituale. Perché l'uomo ha bisogno di vedere, di toccare, perché appunto è un essere corporeo. E cioè, nel suo agire a beneficio dell'uomo, ecco, Dio rispetta la sua natura simbolica, in questo senso. Quindi attenti bene che il simbolo non vuol dire qualcosa di teorico, ma vuol dire proprio quella roba di cui vi ho appena parlato. Il visibile unito all'invisibile, il corporeo unito all'aspetto più spirituale, se volete chiamiamolo pure così. Lo ha capito molto bene San Giovanni Crisostomo, uno dei padri della Chiesa che vi ho citato nel testo, nello schema. San Giovanni Crisostomo dice: se tu fossi incorporeo, Dio ti avrebbe dato doni incorporei e senza forma visibile. Ma siccome tu sei un essere corporeo, Dio ti dà doni spirituali in realtà visibili. Dio ti dà doni spirituali in realtà visibili, perché rispetta la natura dell'uomo, sa che non può accostarsi all'uomo che così, perché altrimenti l'uomo non è in grado di accoglierlo, non è in grado di recepirlo. Bellissima, ricordatevi bene questa espressione. Doni spirituali in realtà visibili. Tra parentesi, poi vedremo, questi sono i sacramenti. Quello che abbiamo chiamato simbolo, poi lo chiameremo sacramento, quando lo applichiamo appunto all'intervento di Dio. Doni spirituali in realtà visibili. Certo, qui dice doni spirituali, dice Crisostomo, in realtà visibile. Quali sono questi doni spirituali in realtà visibile? Beh, ovviamente il primo dono più grande che manifesta questa unione tra visibile e l'invisibile, chi mi sa dire come si chiama? È Gesù. Bravissimo. È Gesù. E difatti è proprio grazie al fatto che il Figlio di Dio assume un'umanità e quindi assume un corpo che può accostarsi all'uomo tenendo conto della sua natura. Non so se voi non vi siete mai accorti. In qualsiasi gesto di guarigione, di benevolenza, di salvezza che Gesù opera, passa sempre attraverso il corpo. Significativo, ad esempio, tocchi. Significativo, coi bambini li accarezza. Estremamente significativo. Questo allora significa che attraverso Gesù, in quanto essere divino, umano, corporeo, che vuol dire nel corpo di Gesù si manifesta, si rende presente il suo essere divino nella forma umana. Tu lo trovi lì, il Figlio di Dio. E quando, è molto significativo, quando ad esempio la donna che aveva perdite di sangue, dice se riesco a toccargli anche solo la veste, io sono salva. Cioè la percezione che se tu tocchi quel corpo, addirittura la veste che ricopre quel corpo, tu tocchi il Signore. Ecco, attraverso Gesù, Dio si avvicina a noi, si prende cura di noi, si rivela a noi, ci libera dal male, ci ama, addirittura fino al segno supremo. Esattamente quando quel corpo viene crocifisso. Nel corpo crocifisso di Cristo c'è esattamente il Figlio di Dio che dà la sua vita per noi. Ma attraverso il Figlio è Dio stesso che in Lui si dona a noi, dà tutto, ma sempre in questa forma, la forma umano
corporea. Quindi sempre attraverso Gesù, e soltanto attraverso Gesù, un essere umano storico, visibile, corporeo, nel quale Dio Padre, si rende presente a noi. Guardate bene, nel quale, non oltre il quale. Cioè, per incontrare il Padre, non è che dobbiamo andare oltre Gesù, ma Gesù, potremmo dire, è il simbolo reale del Padre, il sacramento del Padre, e cioè colui che nella sua realtà umano-corporea rende presente il suo essere figlio di Dio, e siccome è un tutt'uno col Padre, rende presente il Padre. Lo trovi lì, non c'è bisogno di andare a cercarlo altrove. C'è qualcuno che si ricorda una frase tipica di Gesù che fa capire questo? Quando, ad esempio, Filippo, dopo aver sentito Gesù continuamente parla del Padre, ma insomma dice mostraci il Padre, e così finalmente abbiamo risolto il problema. E Gesù cosa risponde? Ma Filippo, da tanto tempo io sono con voi e non mi hai ancora conosciuto. Chi vede me, vede il Padre. Cioè, Gesù è il volto visibile del Padre invisibile. Se volete, il Cristo crocifisso è la lacrima del Padre. In quella lacrima che è Gesù, ecco lì c'è tutta la presenza di Dio, addirittura della Trinità. Cosa grande, meravigliosa, scandalosa. E quando noi pensiamo un Dio infinito, immenso, onnipotente, e ecco, è lì in quella lacrima. Ma non soltanto il volto, Gesù è il volto visibile del Padre invisibile, ma anche le mani di Gesù sono le mani del Padre invisibile. Il dono della vita di Gesù sulla croce è il dono totale di sé da parte del Padre, che genera però vita nuova per il Figlio e per tutti i suoi figli. Quindi la morte di Cristo è l'espressione più grande, la manifestazione, il rendersi presente nella forma suprema di un Dio che ama l'uomo fino a quel punto da dare tutto. Ma attenti bene che ama l'uomo proprio perché fa sì che da quella morte nasca una vita nuova per il suo figlio Gesù e per tutti gli uomini che si affidano a lui. Perché se tutto fosse finito nella morte, sarebbe solo una grande sconfitta, la sconfitta di Dio. Invece la sconfitta di Dio è esattamente la sua vittoria sul male, sulla morte. E voi sapete che Gesù l'ha fatto capire chiaramente quando ha usato quella immagine del chicco di rana. Il chicco di rana produce vita nuova, produce la spiga solo se muore. E così fa capire che la sua morte non è semplicemente morte, ma una morte che genera la vita, come la morte del chicco di grano. E d'altra parte, però, ad un certo punto dell'esistenza di Gesù nasce un problema. Voi sapete che con la risurrezione Gesù non ha più un corpo visibile storico, ha solo un corpo risorto, che in realtà, dobbiamo dire, non è un corpo fisico, tanto è vero che passa attraverso le porte chiuse. Va bene? Quindi viene meno una componente essenziale perché Gesù e in lui il Padre possa incontrarci in maniera adatta a noi. E allora Gesù si è inventato un'altra cosa bella, ha inventato la Chiesa. E non a caso l'Apostolo Paolo dice che la Chiesa, lui dice, voi
riferendosi ai cristiani, siete il corpo di Cristo. Quindi ha perso il corpo storico, fisico, personale, ma si è dato un altro corpo, che è storico e quindi fatto di persone concrete, fatte di corpi, le persone, la Chiesa. Ecco, proprio per questo, ecco che la Chiesa diventa quello strumento nel quale e attraverso il quale Gesù e in lui il Padre continua a operare guarigione, a operare liberazione dal peccato, a operare liberazione dalla morte, a dare la possibilità a un uomo che ha sbagliato per tutta la vita, di rifarsi. Cioè, tutto quello che Gesù faceva durante la sua vita storica, Gesù continua a farlo. Attendi bene che è lui che continua a farlo, ma lo fa attraverso questo corpo storico nuovo che è la Chiesa, la comunità cristiana. Oh, guardate che già nel Vangelo Gesù aveva lasciato intendere questo. Quando, ad esempio, riferendosi ai suoi discepoli, disse: chi ascolta voi, ascolta me. Durante la sua vita terrena diceva: chi ascolta me, ascolta il Padre. E in prospettiva futura dice: chi ascolta voi, ascolta me. A chi rimetterete i peccati, anch'io li rimetterò. Cioè, per dire che lui rimette i peccati attraverso appunto il gesto della Chiesa che rimette i peccati. Il segno visibile, il sacramento, se volete, il simbolo del Cristo invisibile è adesso esattamente la Chiesa. E dobbiamo quindi ammettere: le azioni e le parole della Chiesa sono il segno e lo strumento con cui il Cristo risorto continua a rendere presente la sua opera a favore dell'uomo. E c'è un canto che nei miei anni giovanili si faceva, che diceva, penso l'avete sentito: Cristo non ha mani, ha soltanto le nostre mani. Cristo non ha piedi, ha soltanto i nostri piedi. Ecco, dice quella cosa qui. Cioè, dice che Cristo continua a benedire, continua a dare perdono, continua a dare vita nuova, ma lo fa appunto attraverso le mani della Chiesa, che diventano quindi, ripeto, questo simbolo reale del Cristo risorto. Ecco, a questo punto siamo in grado anche di capire cosa sono i sacramenti. E ho cercato di mettervi una specie di definizione al numero 4 dello schema. I sacramenti sono le azioni simboliche compiute dalla Chiesa che rendono presenti per l'uomo nelle varie situazioni della vita le azioni salvifiche di Gesù e in particolare la sua Pasqua, cioè la sua morte e risurrezione. E attenti bene a questa specie di descrizione. Sono le azioni simboliche, cioè vuol dire che quelle azioni che vengono fatte con elementi umani, perché l'acqua è acqua, una realtà umana, e il pane e il vino sono pane e vino, l'olio è olio. Va bene? Sarebbe interessante. E qual è invece il segno del matrimonio, il segno sacramentale del matrimonio? È l'amore dei due. L'amore dei due manifestato pubblicamente, perché deve essere percepibile, udibile. Ecco, l'amore dei due diventa il sacramento dell'amore di Cristo. E cioè, attraverso l'amore di quei due, il Cristo e il Padre
manifestano il proprio amore per l'uomo. Tanto è vero che l'Apostolo Paolo, l'unica volta è che utilizza, o meglio, è la traduzione latina, la quale per una volta utilizza nella lettera agli Efesini il termine sacramento. Esattamente capitolo 5 di San Paolo agli Efesini, quando dice: questo mistero è grande, ha appena parlato dell'amore tra l'uomo e la donna, lo sposo e la sposa, poi dice: questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa, per dire che il rapporto Cristo-Chiesa, un rapporto di amore, un rapporto sponsale tra Cristo per la Chiesa, dov'è che io lo posso vedere, lo posso toccare? Esattamente nell'amore di un marito, di una moglie. Quindi ogni gesto d'amore tra marito e moglie sono gesti sacramentali, o per quelli che hanno ricevuto il sacramento del matrimonio, ovviamente. Va bene? Questo per dire che abbiamo sempre, comunque, quando parliamo di sacramenti, abbiamo sempre a che fare con delle azioni che dicono riferimento a realtà umane. Però sono azioni simboliche, e cioè azioni che rimandano a una presenza nascosta che lì si manifesta. E la presenza nascosta, attenti bene, è la presenza di Cristo. Ecco perché dico, sono le azioni simboliche compiute dalla Chiesa, che figura da corpo di Cristo, va bene? Che rendono presente per l'uomo, in maniera adatta all'uomo, nelle varie situazioni della vita. Ad esempio, il momento della nascita, il momento del bisogno del perdono, quando uno ha sbagliato, il momento della malattia, il momento del matrimonio, il momento in cui uno consacra la propria vita, ad esempio nel sacramento dell'ordine, ecco, in vari momenti della vita. Sono le azioni simboliche compiute dalla Chiesa che rendono presenti per l'uomo nelle varie situazioni della vita le azioni salvifiche di Cristo. Quindi attenti bene che il soggetto che salva è sempre Lui. E attenti bene che non c'è bisogno di pensare che tutte le volte interviene nuovamente a morire, a dare la vita per noi, perché l'ha già fatto una volta per sempre. Ma rende presente esattamente quella realtà nella tua situazione. Quindi ti salva adesso, anche se ha dato la vita una volta per sempre. Si rende presente con il suo amore adesso. Ecco perché si dice, quando un prete battezza, è Cristo che battezza. Quando il prete assolve, è Cristo che assolve, non è il prete. Il prete non ha il potere di rimettere i peccati, ha solo il potere di essere il sacramento del perdono di Cristo, perché gliel'ha dato il Signore Gesù. Però vedete che quando parliamo di sacramento, parliamo di simbolo, abbiamo a che fare con qualcosa di visibile che ti rimanda però a una realtà invisibile che è Gesù Cristo. Il visibile diventa luogo e strumento, oltre che segno. Luogo, strumento e segno. Ecco, vi dicevo però che i sacramenti della Chiesa rendono presenti quindi le azioni di Cristo che continua a salvare l'uomo, a perdonarlo, a dargli vita nuova, a farlo ripartire, a dargli l'alimento che lo sostiene per la vita, l'Eucaristia. Ma è evidente che la realtà più completa attraverso la quale il Cristo ha realizzato questo dono totale di sé per l'uomo è la morte e risurrezione, è la Pasqua. Quindi andate bene che tutti i sacramenti in qualche maniera dicono riferimento alla Pasqua. Ad esempio l'Apostolo Paolo, in rapporto al battesimo, dice proprio questo. Dice,
con il battesimo, ecco che voi siete stati sepolti nella morte di Cristo per partecipare alla sua risurrezione. E attenti bene che lo fa capire il gesto antico del battesimo per immersione, che diventava una forma di sepoltura, perché il battezzando veniva proprio immerso completamente nell'acqua, sepolto, partecipe della morte e sepoltura di Cristo, ma per poi, perché poi c'era il vescovo, lo prendeva, lo tirava fuori in nome di Cristo per dire che col battesimo siamo passati dalla morte alla vita, dal peccato alla grazia, dalla morte alla risurrezione. Va bene? La stessa cosa è evidente per l'Eucaristia. Cosa diciamo? Infatti, dopo la consacrazione, quando il prete vi dice mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione. Ma la annunciamo perché lì si è resa presente, in quel corpo donato, in quel sangue versato. E questo lo simbolizziamo a livello sacramentale con un pezzo di pane spezzato e con un po' di vino che viene versato, che non sono più pane e vino, ma per la nostra fede diventano appunto il corpo e il sangue di Cristo. Ecco, questo ci permette allora, adesso girate il retro, ci permette anche di capire come tutti i sacramenti ovviamente hanno una loro particolarità, ma nello stesso tempo sono collegati tra di loro. Prima di tutto perché tutte sono azioni della Chiesa, azioni simbolico-sacramentali della Chiesa, ma anche per un altro motivo, perché tutti i sacramenti dicono riferimento a un sacramento centrale, che è esattamente l'Eucaristia. Perché l'Eucaristia? Perché l'Eucaristia è il sacramento che nella forma anche visibilmente più completa ci rende partecipe della morte e risurrezione di Cristo. Corpo spezzato e sangue versato. Annunciamo la tua morte e proclamiamo la tua risurrezione. Ma anche per un altro motivo. Il rapporto tra, diciamo così, l'azione della Chiesa che celebra il segno sacramentale, pane e vino, con Gesù Cristo, il Cristo risorto, nell'Eucaristia è unico. Se permettete, è addirittura un rapporto di identità sostanziale. Mi spiego. Quando noi celebriamo il battesimo, l'acqua del battesimo rimane acqua. Poi noi diciamo è acqua benedetta, ma si può usare benissimo anche acqua naturale, non c'è nessuna differenza. Rimane acqua, non diventa qualcosa d'altro. Soltanto nell'Eucaristia il segno, il pane, non è più pane. Noi diciamo è il corpo di Cristo. Il vino non è più vino, certo. San Tommaso, che era intelligente, diceva, per aiutare a capire la gente, diceva, dobbiamo distinguere tra la sostanza e gli accidenti. Cioè gli accidenti sono quello che tu percepisci quando tu mangi un pezzo, mangi la particola, tanto per capire, prima della consacrazione e dopo la consacrazione, è la stessa roba. Al tuo palato è la stessa roba. La stessa cosa vale anche per il vino. Non cambia niente dal punto di vista del gusto, del tatto, del visibile. Cambia la sostanza. Ovviamente è un cambiamento che noi accettiamo per fede, perché ce lo dice lui. Perché dice Gesù, prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Interessante che anche Lutero, che su tante cose aveva da ridire nei confronti della teologia cattolica, su questo dà ragione alla Chiesa cattolica. Perché c'era qualcuno dei protestanti che parlava di una presenza
simbolica, ma non nel nostro senso sacramentale, ma piuttosto come segno allusivo. E Lutero dice no, perché c'è una parola di Cristo che dice questo è il mio corpo, quindi è corpo. Non puoi dire semplicemente che è un segno del corpo, è il suo corpo, anche se è un corpo che si rende presente attraverso il segno, però in forma, ripeto, diversa rispetto agli altri sacramenti. Ecco perché l'Eucaristia sta al centro. Mi sono spiegato? Quindi è il sacramento maggiore, potremmo dire. E tutti i sacramenti in qualche maniera dicono riferimento all'Eucaristia. E difatti, innanzitutto, il battesimo e la confermazione, che sono i due sacramenti della iniziazione cristiana. Che cosa vuol dire iniziazione cristiana? Che introducono in Cristo, che inseriscono in Cristo, che innestano in Cristo e ovviamente nella Chiesa. Battesimo è il primo grado di innesto in Cristo. La cresima è quella conferma, ecco perché si chiama anche confermazione, della grazia battesimale che porta a maturazione la grazia del battesimo. Ecco perché si dice che la cresima è il sacramento della maturità. Ma non perché viene dato quando uno è maturo, ma perché porta a maturazione il battesimo. Anche se lo dai dal bambino piccolo, è sempre il sacramento della maturità cristiana. Perché è maturazione della grazia sacramentale, non del fisico o della persona che lo riceve. Ma attenti bene, se il battesimo è il primo grado di inserimento in Cristo, la confermazione è un inserimento più profondo perché porta maturazione a quella grazia. Qual è il sacramento che più di tutti unisce a Cristo? È l'Eucaristia, a tal punto che entra dentro di noi e noi entriamo in Lui. Non c'è sacramento che unisce di più a Cristo. Ma allora cosa vuol dire? Vuol dire che il senso ultimo del battesimo e della confermazione è rendere possibile l'accesso all'Eucaristia. Questo lo ha detto chiaramente anche Benedetto XVI. Papa Benedetto XVI ha detto: dobbiamo ricordare continuamente ai nostri fedeli che siamo battezzati e confermati in ordine all'Eucaristia. Lo scopo del battesimo, della confermazione, è rendere possibile l'accesso all'Eucaristia. Uno dice, ma allora perché invece qualche volta la confermazione prima veniva data dopo? Per un motivo molto contingente. E cioè, il prete dava i sacramenti che poteva dare. E che cosa può dare il prete? Può dare il battesimo, può dare l'Eucaristia. La cresima invece la dà il vescovo, un suo ministro. Allora, la cresima veniva data quando passava il vescovo. Si dice anche così, passa il vescovo. Va bene. E soltanto recentemente si è incominciato a dire: è certo, viene data dopo perché è il sacramento della maturità, quindi dobbiamo aspettare che uno diventi grande. È tutta una palla. Perché dal punto di vista sacramentale è semplicemente una palla. O dopo, se uno dice, però dal punto di vista pastorale forse è meglio aspettare, su questo si può discutere, ma dal punto di vista sacramentale è una gran palla. Tanto è vero che poi non riesci più a capire cos'è la cresima. Se la lasci prima come conferma che porta maturazione il battesimo in vista dell'Eucaristia, va benissimo. Se incominci a metterla dopo, dici, ma qui che cosa sto cresima? Va bene? Quindi l'orientamento del battesimo e della confermazione dell'Eucaristia è evidente. Ma attenti bene che di per sé anche i cosiddetti sacramenti del servizio della comunione. Attenti bene che al centro c'è l'Eucaristia. Tutti gli altri sacramenti vanno a due. Avete notato? Battesimo e cresima. Ordine e matrimonio. Questi sono i sacramenti del servizio della comunione. Cioè,
quando uno è attraverso il battesimo, la cresima e poi soprattutto con l'Eucaristia è diventato pienamente cristiano, cioè di Cristo, è unito a Cristo e quindi essendo partecipe, perché siamo stati inseriti in Lui, dell'identità di Cristo, siamo diventati figli di Dio. Tieni bene che col battesimo, la cresima, diventiamo figli di Dio, ma perché partecipiamo di Cristo, che è l'unico figlio di Dio. Non è che diventiamo figli di Dio senza Gesù Cristo. Diventiamo figli di Dio, partecipe del suo spirito solo perché siamo innestati in Lui. Questo deve essere molto chiaro, ditelo ai ragazzi. No, perché noi continuiamo a dire, il battesimo ci rende figli di Dio, ma non diciamo il perché. No, perché siamo inseriti in Cristo. Quindi tutto quello che è di Cristo entra dentro di noi. Oh, guardate che è anche il fatto che dopo il battesimo siamo rivestiti della veste bianca. Perché dice la formula, ti sei rivestito di Cristo. Allora hai diritto a mettere il vestito di Cristo. Questo è il significato della veste bianca. E così pure anche la crismazione dopo il battesimo. Perché? È perché il crisma è un olio profumato. E allora, quando viene dato in quel momento, sta a dire, adesso la tua vita profuma di Cristo. E quindi ricevi il profumo di Cristo. Come segno che la tua vita profuma di Cristo. Ora, anche il sacramento dell'ordine del matrimonio esprimono il fatto che uniti a Cristo, allora sei disposto a realizzare quella vocazione che Cristo, attraverso anche la storia, l'ascolto della parola di Dio, ti indica. Allora, le due vocazioni fondamentali, poi ci sarebbe la consacrazione, ma ha un suo discorso particolare. Diciamo così, i due sacramenti del servizio della comunione ecclesiale sono l'ordine e il matrimonio. Va bene? Però attenti bene che anche questi in qualche maniera derivano dall'Eucaristia. E quando andiamo all'Eucaristia ci presentiamo per quello che siamo. Rendiamo grazie a Dio perché ci ha messi al servizio della comunità con il sacramento dell'ordine, ci ha messo al servizio della nostra famiglia con il sacramento del matrimonio. Quindi, se volete, c'è questo rapporto reciproco. Dall'Eucaristia nasce la sollecitazione a metterci al servizio della comunità, come ha fatto Cristo che ha dato la vita, attraverso il sacramento dell'ordine e del matrimonio. Però poi, quando noi torniamo all'Eucaristia, diciamo grazie e portiamo dietro la fatica del vivere coerenti con questi sacramenti. Quindi c'è un rapporto di uscita e di rientro. Ecco perché l'Eucaristia sta al centro. Ecco, qualcosa di analogo vale anche per i cosiddetti sacramenti di guarigione. E i sacramenti di guarigione sono il sacramento della riconciliazione e il sacramento dell'unzione. Tutti e due dicono riferimento a una malattia. E, diciamo così, la penitenza di più riferimento a una malattia spirituale. E invece l'unzione ai malati dice riferimento a una malattia fisica. Ma alla luce di quello che abbiamo detto, attenti bene che la differenza, certo, non puoi dire che dal momento che uno, che ne so io, ha una paralisi vuol dire che ha peccato. Questo detto chiaramente Gesù non si può dire. Però effettivamente c'è, vi dicevo, questa interazione tra l'elemento più spirituale e l'elemento fisico. E quindi in ogni caso è molto significativo che anche nell'unzione degli infermi, e non dite più estrema unzione, vi raccomando, anche nell'unzione degli infermi, ecco che si prega per il perdono dei peccati e la guarigione del malato. Cioè di questa guarigione totale, perché abbiamo bisogno di una guarigione totale, non semplicemente. Vi ricordate, no? Gesù di fronte al paralitico che gli portano, gli calano giù dal tetto, dice, prima cosa dice?
ti sono rimessi i tuoi peccati. E tutti si scandalizzano, come? Solo Dio può perdonare. Poi gliel'abbiamo lasciato giù perché è paralitico, cosa c'entra? Perdono i peccati. Affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di rimettere i peccati, io ti dico, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa. Dove quindi Gesù lo guarisce tutto. Questo è quello che vuol fare Gesù di noi. Guarire tutto. Perché una salute puramente fisica. Se non c'è questa pace interiore, questo gusto della vita, prima di tutto, presto o tardi, anche diciamo, la salute fisica viene minata quando non c'è la serenità. Ma in ogni caso abbiamo bisogno. Ecco, però anche qui, attenti bene, che questi sacramenti della guarigione riguardano esattamente la guarigione di chi? Di chi attraverso il battesimo, la cresima e l'eucaristia è diventato pienamente cristiano. E cioè è diventato di Cristo, perché forma una cosa solo con Cristo. Tanto per capirci. Tanto per capirci. E il fatto della penitenza, del sacramento della penitenza, che viene dato ai bambini che non hanno ancora ricevuto la cresima e l'eucaristia, se volete, è un sacramento incompleto. Perché il sacramento della penitenza è il sacramento del perdono sacramentale di Dio per quelli che sono già diventati cristiani. Ma se uno diventa pienamente cristiano attraverso non solo il battesimo, ma anche la cresima e l'eucaristia, allora di per sé bisogna aspettare che uno sia diventato cristiano. Spero che non ragioniate anche voi come quel sacerdote che mi telefona e dice: ascolta, c'è qui un marocchino che vorrebbe diventare cristiano. E io gli dico: ma va bene, molto, sei contento, accoglio, fagli fare un cammino. E poi dico: quando sarà pronto, che cosa fai? Ah, beh, dice: prima lo confesso e poi gli do il battesimo. Scusa, dico, guarda che il battesimo rimette i peccati. E cioè abbiamo talmente in mente che il perdono che rimette i peccati è la confessione che noi vorremmo confessare tutti, anche quelli che non sono battezzati. E invece non ha senso, perché questo è il sacramento di quelli che sono già diventati cristiani. E quindi è il sacramento di guarigione, anche fisica, di quelli che sono già diventati cristiani. Quindi vedete che tutti fanno riferimento all'Eucaristia. Da lì parte come sacramento che porta a perfezione il nostro essere diventati cristiani, il nostro essere cristiano, e lo alimenta continuamente. Perché questo andiamo a messa continuamente, perché abbiamo bisogno di questa alimentazione. Da lì, appunto, noi riceviamo poi anche la possibilità, quindi, di essere guariti dal male, sia fisico che spirituale. Ecco, ultima cosa come conclusione, perché vi ho messo qui la conclusione. A questo punto rispondiamo alla ultima domanda, o meglio, scusate, quelle conclusioni che in qualche maniera vorrebbero trarre per certi versi le conclusioni delle premesse. Perché allora vale la pena di continuare a proporre i sacramenti? Perché i sacramenti sono quei gesti, quelle azioni che il Signore ha inventato, proprio tenendo presente la natura profonda dell'uomo. E quindi andate bene che i sacramenti rivelano chi siamo. Quando tu hai capito cosa sono i sacramenti, hai capito chi sei tu, e cioè questo essere simbolico, permettete, usando un po' a sproposito, questo essere simbolico, corporeo, sacramentale. Noi uomini, donne, siamo esattamente così. E questo ce lo fa capire proprio il fatto che Gesù ha inventato i sacramenti. Ma ci dice anche un'altra cosa, per questo secondo me è importante. I sacramenti contestano qualsiasi riduzione dell'essere umano.
quando c'è qualcuno che ti dice ma no, guarda che l'uomo fondamentalmente è una realtà fisica, punto e basta. Tu dici no. E lo puoi dire proprio perché i sacramenti contestano questa riduzione semplicemente materialistica dell'uomo. L'uomo è molto più di una semplice materia. O meglio, è la materia che però manifesta lo spirituale, che è in lì dentro. O attenti bene, che contesta anche qualsiasi forma di spiritualismo, che non tiene conto del corpo, pensando che il corpo è qualcosa di negativo e bisogna cercare di farlo morire, perché come diceva Platone, un po' la prigione dell'anima, quello che conta è l'anima. No, non è vero. La Sacra Scrittura, la teologia cristiana cattolica non ragiona così, anzi dice che il corpo è fondamentale perché è il simbolo che rende presente esattamente anche lo spirituale dell'uomo che lì si manifesta, e tutto questo ce lo garantiscono i sacramenti. Finché noi avremo il coraggio di continuare a proclamare, ad annunciare i sacramenti, noi difendiamo queste cose, oltre che ovviamente avere dei segni che ci permettono di sperimentare continuamente questo dono di salvezza che viene da Gesù Cristo. Quindi mi pare importante questo. I sacramenti sono importanti, oltre che per la grazia sacramentale, se permettete uso una parola grossa, per la loro rilevanza antropologica. Cioè ci dicono qualcosa di importante sull'uomo. E con questo basta. Grazie Don Renato. Come facciamo ogni volta, ci prendiamo qualche minuto nel quale possiamo formulare qualche domanda, rivedere alcuni concetti, oppure possiamo pensare a qualcosa da presentare poi a Don Renato, che prenderà in considerazione le nostre domande. Un attimo di pausa. Posso essere anche obiezioni, richiesta di precisazione. Unici, ma non ho capito bene questo passaggio. Cioè. Allora, due o tre considerazioni. La prima è la distanza, mi sembra marcata, notevole, tra quello che tu hai esposto anche semplicemente con le categorie filosofiche, con il tuo linguaggio che hai utilizzato, rispetto al nostro contesto nel quale viviamo, al linguaggio delle persone che accostiamo, alle categorie filosofiche che abbiamo, che quelle rivelano comunque un modo di vedere la nostra realtà umana e le nostre relazioni, via dicendo. Quindi questa c'è una distanza oggettiva, quindi mi pone anche a pensare la complessità nel poter anche solo confrontarci con quello che tu hai detto, e che difficilmente penso possa trovare dei punti di contatto, di confronto, perché se mancano delle categorie comuni faremo fatica a comprenderci. Seconda cosa, tu all'inizio hai messo in evidenza il contrasto nei sacramenti tra quello che noi proponiamo come un qualcosa di importante e la disaffezione che c'è nella stragrande maggioranza della gente che comunque anche si dichiara cristiana, si professa cristiana, di nome ma non di fatto. Questo contrasto sembra quasi però che diventi addirittura un paradosso, perché tu parlavi nel tuo intervento, dicevi di una realtà nostra che l'hai indicata simbolico-corporea. Questo mi porta a pensare come l'uomo non è che adesso sia più del passato, ma da sempre, penso,
abbia avuto bisogno e cercato di segni, di simboli. Pensiamo anche, e lo dico in forma estrema, cioè estremizzo il concetto, pensiamo anche solo alla superstizione, ma l'uomo ha da sempre avuto bisogno di toccare, di vedere, di avere una ritualità per la sua esistenza. Però oggi, dicevo, sembra un paradosso, questi gesti no. Come mai? È come se li avessimo provati, assaggiati e poi li abbiamo scartati. Questo forse introduce la categoria dell'efficacia, della funzionalità, però in ogni caso, e poi riprendo ancora nel tuo proseguire il discorso, un elemento essenziale che alla fine è legato al fatto che tu o hai degli occhi della fede o altrimenti difficilmente ogni gesto può essere efficace o funzionale. Tu facevi l'esempio nel matrimonio, penso, non so, quando uno vede la fede nuziale, vede dal punto di vista umano, scientifico, un oggetto di metallo anche prezioso, però se lo vede con gli occhi della fede, dentro ci vedi l'amore, ci vedi la presenza di Dio. Ecco, se manca questa dimensione e questo sguardo, ogni nostro discorso quindi finisce qua. Questo mi porta a dire che cosa? Ma allora, il sacramento, quando viene celebrato e quando viene anche ricevuto, se penso a quanti ragazzi a volte si accostano ai sacramenti, forse con anche una approssimativa consapevolezza di quello che vanno a ricevere. È vero che non ho nessun misuratore della fede, quindi ok, lasciamo ogni giudizio da parte, però il sacramento, se non c'è questa visione di fede, questo sguardo di fede, è efficace di per sé oppure no? Cioè vale al di là della nostra visione di fede? Dio fa qualcosa comunque? Lo dico anche perché se penso a quanti genitori, quanti nonni confidano nel fatto che il Signore farà argotto, cioè farà qualcosa col suo agire, anche se i nostri figli, i nostri ragazzi, i nostri adulti giovani stessi forse non riescono a fare questo passaggio, in questo primo aspetto. Il secondo aspetto, ancora in riferimento a quello che tu accennavi, all'essere incorporati a Cristo, e noi siamo figli di Dio col battesimo, quindi perché siamo incorporati a Cristo, metto in evidenza in forma provocatoria, perché poi sappiamo anche cosa qua aveva detto, ma è un'obiezione che viene fuori a volte nella catechesi o anche nel confronto con i genitori. Ma allora uno che non è incorporato a Cristo perché non è battezzato, non conosce Cristo, pensiamo alle forme più estreme di chi è lontano dalla civiltà cattolica o da altre realtà, non è figlio di Dio? Non possiamo chiamarlo figlio di Dio? Ultima cosa ancora, legata sempre al tuo intervento. No, ma ti ho ascoltato con piacere, amico, è stato molto bravo, quindi mi ha stimolato. Cioè. E l'altra cosa, in riferimento alla gerarchia dei sacramenti, dove hai messo in evidenza il fatto che uno, per confessarsi, prima deve essere cristiano. Quando dico una cosa, adesso se volete anche divertente, dico ai genitori una cosa del genere quando parlo al terzo anno della confessione e dico che un indù non commette peccati, fa brutte cose se vuoi. Anche commettere peccati. Il peccato è legato al fatto che tu rinunci al Dio di Gesù Cristo, quindi in tal senso uno non può commettere peccato, se cioè non è cristiano, farà brutte cose, mi dicono con Catafiora che l'ha sbagliata, cioè, sapeva di non essere cristiano. Però al di là della battuta, quando noi confessiamo allora i ragazzi prima di ricevere comunione cresima, facciamo un passaggio improprio? Se qualcun altro allora c'è per fare vuole aggiungere qualche considerazione, metto la mascherina e arrivo in mezzo a voi. Fausto. Mi allaccio alla frase che è una delle risposte. Noi lo facciamo i sacramenti ai nostri figli, poi Dio farà qualcosa. Ma quel qualcosa ce lo aspettiamo solo da Dio, anche dai genitori e dagli educatori che ci sono davanti. Okay, grazie. Rosanna. Io mi allaccio a quelle domande che hanno fatto prima. Una persona, parlo in generale, che è stato battezzato, che ha fatto la cresima, però dopo si allontana e non fa più, non riceve più l'Eucaristia. Lo possiamo considerare un cristiano, così tra virgolette, se noi insistiamo, si allontana, dobbiamo fare silenzio,
cosa dobbiamo fare noi genitori o persone, catechisti? Raccogliamo ancora una se c'è, se no facciamo parlare a Don Renato. Vuoi intanto iniziare a rispondere a qualcosa? Almeno prendi l'esame. Don Davide ha fatto, diciamo così, non soltanto tante domande, ma domande pesanti, va bene. Allora, per quanto riguarda la questione del linguaggio, sono pienamente d'accordo con Don Davide, in questo fatto, voi non usate il linguaggio che ho usato io con i vostri ragazzi. Va bene? Dovete fare un'ulteriore traduzione e mediazione. Quindi sia ben chiaro che io ho usato questo linguaggio con voi pensando che tutti siete in grado di recepire alcune categorie, però è ovvio che non è il linguaggio abituale che viene usato. Quindi bisogna fare un'ulteriore traduzione. In questo vi aiuta Don Davide, che è più bravo di me. Sono d'accordo anche sul fatto che non soltanto c'è un contrasto tra il fatto che noi insistiamo sull'importanza dei sacramenti e proprio i cristiani sono diciamo portati un po' a lasciarli perdere, ma è anche un paradosso, perché venendo meno la pratica sacramentale dei nostri cristiani, non è che venga meno la ricerca, permettete che dica, del paranormale, che non sono i sacramenti ovviamente, però non è neanche semplicemente qualcosa di puramente materiale, cioè sembra che vanno alla ricerca di qualcosa d'altro. Qui sarebbe certo da interessante domandare, ma perché si abbandona una cosa tra virgolette sicura con l'andare a cercare qualcosa che invece è molto, penso tutti siamo d'accordo, alquanto problematico, o addirittura potremmo dire è oggetto di speculazione economica, perché dietro c'è anche questa cosa, no? E può darsi che la risposta stia proprio nella domanda che viene dopo, e cioè sulla questione della fede. Allora, precisiamo che soltanto il Signore Gesù sa chi ha la fede e chi non ce l'ha. E chi ha tanta fede o chi ha poca fede, noi non possiamo mai dire niente da questo punto di vista. Per questo Gesù ci dice non giudicare mai, no? Perché noi vediamo solo l'esterno. Noi possiamo dire che uno va in chiesa o non va in chiesa. Però, e qui mi collego a quello che diceva la Pieranna, Rosana, scusa. Il fatto che uno non vada più all'Eucaristia vuol dire che non è cristiano. Certo, diciamo che manca un elemento importante per dirsi pienamente cristiano. Però attenti bene, che per dirsi cristiano ci sono anche altri elementi. Ad esempio, uno che ama, ma che ama sul serio, che si sacrifica, che è onesto da questo punto di vista nell'amare, nel sacrificarsi per gli altri, anche se non va in chiesa. E San Giovanni, nella prima lettera di Giovanni, la prima lettera dice: chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio, perché Dio è amore. Cioè, lì dice: chiunque ama è nato da Dio. E qui mi rallaccio a quanto diceva Don Davide, cioè, noi siamo stati inseriti in Cristo attraverso il battesimo, la cresima, l'Eucaristia, che è il culmine, e va bene. E tutti gli altri che non hanno la possibilità di ricevere il battesimo, cresima, non hanno la possibilità di ricevere i sacramenti, perché neanche conoscono Gesù Cristo. Allora, prima di tutto c'è quella frase qui che vi ho citato. Chiunque ama è nato da Dio, è generato da Dio, cioè diventa figlio di Dio. Ma perché dietro c'è l'idea che l'amore è da Dio. Quindi se uno ama autenticamente, vuol dire che Dio sta operando dentro di lui e vuol dire che lui lo lascia operare.
Questa è l'idea che ci sta dietro. Quindi, attenzione, non è che ci conquistiamo noi l'essere figli di Dio, ma piuttosto, nella misura in cui siamo capaci di amare, vuol dire che Dio sta operando dentro di noi, perché l'amore è da Dio, non è da noi. Avete capito? Poi c'è anche l'altra frase, molto bella, che si trova nella Gaudium Spes del Concilio Vaticano II. Ed è una delle poche frasi nel Concilio Vaticano II che usa una formulazione, se permettete, quasi dogmatica. Cioè, come facciamo noi a sapere se un'affermazione è un dogma? Perché è la formulazione che te lo rende dogma. Ad esempio, nel Concilio Vaticano I dice: noi definiamo essere dogma di fede che il Papa, quando parla ex cathedra, gode dell'infallibilità della Chiesa. Capite che già la formulazione ti dice che siamo di fronte a un dogma. Ora, nella Gaudium Spes c'è questa affermazione. Dobbiamo ritenere, è forte questa affermazione, dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo rende, è in grado di rendere partecipe del mistero pasquale di Cristo anche chi non ha conosciuto Gesù Cristo. Quindi vuol dire che laddove c'è l'apertura del cuore, lo Spirito Santo addirittura rende partecipe della morte e risurrezione di Gesù anche chi non ha conosciuto Gesù, e quindi vuol dire che rende partecipe della salvezza di Cristo anche senza battesimo, cresimo, eucaristia. E anche questo l'avevano intuito molto bene i teologi medievali. E cioè che Dio, per salvare l'uomo, non ha voluto legare la sua grazia solo ai sacramenti. Cioè Dio può salvare in molte altre forme, anche al di fuori dei sacramenti. Tanto è vero che i sacramenti sono per i discepoli di Gesù, per quelli che credono. Per loro c'è il sacramento. Ma per gli altri ci sono altre forme, altre vie, ma attenti bene, altre vie di salvezza, ma che rendono possibile sempre e attuale la salvezza di Cristo, perché Cristo è l'unico salvatore. Su questo dobbiamo noi credenti essere d'accordo, perché lo dice la Sacra Scrittura, lo dice ad esempio gli Atti degli Apostoli: in nessun altro c'è salvezza. Quindi vuol dire che questo è l'unico salvatore. Per quanto riguarda il dare, quindi i sacramenti ai ragazzi o ai genitori che non hanno molta fede, secondo me il sacramento è efficace solo quando c'è la fede. Se la fede è appena iniziare, vuol dire che potrà operare qualcosa. Se non c'è assolutamente niente di fede, il sacramento non vale. Ecco, dobbiamo essere onesti. Questo non vuol dire che questo è escluso dalla salvezza, vuol dire che Dio si servirà di altri strumenti per salvare anche questo qui, però non è quello dei sacramenti. Ci sono altre maniere. Però bisogna essere onesti. Senza la fede i sacramenti non valgono. Una volta si parlava dell'ex opere operato, cioè cosa vuol dire? Che i sacramenti valgono per quello che viene attuato, ma dobbiamo renderci conto che questa affermazione non dice tanto riferimento alla fede, ma dice riferimento al ministro del sacramento. E cioè, se io prete sono in peccato mortale e celebro l'Eucaristia, l'Eucaristia vale, appunto perché il ministro, perché il soggetto che opera è Gesù Cristo attraverso di me. Io commetto un peccato grave, commetto un sacrilegio, io prete, ma l'Eucaristia vale, perché vale per se stesso, indipendentemente da chi la celebra, o da chi perdona, o da chi dà gli altri sacramenti. Questo è il significato di quella frase. Però la fede di chi partecipa, se vuole beneficiare del dono, ovviamente è importante. Ultima cosa, per quanto riguarda la confessione prima,
della Cresima e dell'Eucaristia. Ecco, diciamo perlomeno che non ha il suo significato pieno di sacramento della confessione. Ha però un suo significato, perché comunque c'è il battesimo. Va bene, però un significato limitato. Acquisterà il suo significato pieno solo quando ci sono tutti e tre i sacramenti di iniziazione cristiana. Sì, penso che anche nella scelta di qualche anno fa tu ne eri presente, di avere mantenuto comunque la confessione prima della Cresima della Comunione, era anche perché c'è dietro tutto un vissuto della Chiesa attuale, che sì, c'è un decreto che stabilisce che deve essere fatto prima, anche se dal punto di vista, se vuoi, della riflessione teologica, questo lo porrebbe dopo. E quello che hai appena detto introduce un altro argomento che sarebbe un vaso di Pandora dal quale poi aprire mille riflessioni. Se non c'è la fede, non c'è il sacramento, allora pensiamo quanti matrimoni potrebbero essere appunto espressione di una, cioè dove non c'è un sacramento, quindi il discorso legato a annullamenti, non annullamenti, cose del genere. Sono temi molto grossi, sui quali ci sono anche riflessioni che da tempo si è nato nella Chiesa e tante altre cose. Qualcun altro? Beh, ha già detto. Ci buttiamo nelle braccia di Morfeo. Grazie, buona serata e alla prossima. Il prossimo incontro a novembre, e trovate sull'agenda parrocchiale, ma anche sul programma la data, se non lo ricordo esattamente. Buonanotte, buon rientro. Grazie.